Ciao cara amica, eccoci ritrovati alla nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi vogliamo vedere, iniziare a vedere la scrittura creativa. Allora, in giro ci sono tantissimi, tantissimi corsi, dai più costosi ai meno costosi, ai più facili ai meno facili. Io voglio stuzzicarvi un po' con questa tecnica e il consiglio che vi posso dare è quello di fare tanto, tanto, tanto esercizio e comprare magari un libro che possa un pochino aiutarvi. Allora, personalmente è un libro scritto in tedesco, però a noi quello che ci interessa sono le figure, niente di più. Allora, questo è il libro che io sto utilizzando e a pagina 38 troviamo la cosa più interessante, i vari simboli. Allora, in breve, calcolate che questo non è un corso di lettering, è uno stuzzicarvi di scrittura creativa. Tutti i tratti che scendono sono grossi, tutti i tratti che salgono sono sottili. Ricordatevi questa semplicissima regola e poi fate tanto, tanto esercizio. Quindi qua vediamo questa parte qui. L'altra parte interessante sono tutto l'alfabeto, come deve essere fatto, e le letterine in maiuscolo, anche queste come sono fatte. Allora, questa qua è la cosa più importante, e fare tantissimo, tantissimo esercizio. Allora, io oggi volevo iniziare con la parola dream, sogno. Cerchiamo di sognare. Allora, adesso posso anche riposizionare il libro e facciamo questo, lo facciamo su del panno Lenci, perché comunque è una cosa carina, poi ci potete mettere dei pizzetti, dei nastrini che scendono, era per fare una cosa per dire provate, ok? Allora, cosa bisogna fare? Si deve prendere un pennarello touch, un brush touch, e iniziare a fare dell'esercizio. Noi adesso vedremo queste letterine, la D, la R, la E, la A e la M. Allora, per fare la D si fa così. Allora, si parte. Allora, io lavoro abbastanza in grande adesso e si parte dalla parte superiore e si scende, quindi un tratto grosso, poi un tratto sotto e risalgo, poi faccio il pancione più grosso della D, scendo, faccio un ricciolo più sottile e questa qua è la mia D. La metto a favore di camera perché io non riesco a scrivere al rovescio. Ok? Questa è la prima lettera, che è la D. La seconda lettera, che però adesso devo farla in minuscolo, è la R. Allora, per la R salgo, il tratto è sottile, faccio un'anella e qui il tratto è grosso, faccio così e riscendo e questa qua è più grossa e risalgo, è sottile. Ok, andiamo. Qui posso andare a riprendere se ho sbavato un attimo e andiamo a vedere la R. Perfetto. Adesso facciamo la E. Per quanto riguarda la E, parto da qui, salgo e quindi sono sottile, scendo e quindi è grande, è grosso, è un tratto più grande e poi risalgo sottile. Ed è la nostra E. Ok, care amiche? Logicamente sapete che sul mio canale YouTube La Ravella Video potete andare a rivedere tutti i video e fare i fermi, cioè li stoppate, li guardate e così via. Adesso la A. Allora, per quanto riguarda la A, lavoreremo così. Facciamo il gambettino per accompagnare la A. Sottile, poi scendiamo con la pancia un po' ovale, più grossa, e poi risaliamo sottili. Quando arriviamo qua, riscendiamo più
col tratto grosso e il gambettino sottile per fare la nostra A. Molto molto importante è stare seduti bene, comodi, fare molto molto esercizio. Per quanto riguarda la M, la facciamo qua. Allora, gambettina che sale sottile, gambettina che scende più grossa, risaliamo sottili, di nuovo giù, più grosso, risaliamo sottili, giù, più grosso, e poi qua possiamo andare a creare un ricciolo di chiusura perché comunque sono andata a finire la mia parola. Ok? Allora, abbiamo visto le letterine che ci interessano in maiuscolo e poi in minuscolo. Importantissimo è saperle legare molto molto bene. Qui serve esercizio, ragazze, cioè non c'è manina che tenga. Ogni parola va lavorata tanto 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 tanto, cioè fare, vi faccio rivedere l'alfabeto, farlo per ore, 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 cioè lavorarci veramente sopra tantissimo. Allora, poi sapete che sul canale YouTube trovate sotto nella descrizione tutti i codici per poter trovare i prodotti. Adesso scriviamo la parola per bene. Allora, io mi metto a favore così della camera sopra per farlo vedere. Allora, lavoro su 1, 2, 3, 4, 5, 5 righe che sono queste. Allora, abbiamo detto la D scendo e grossa, risalgo e sottile, faccio il pancione più grosso, il ricciolino sottile e risalgo. Ok? Poi la R, logicamente l'ho stilizzata perché comunque è una scrittura creativa, cioè non è una calligrafia, è una scrittura, un lettering, un my lettering, un disegno delle lettere, ok? E ognuno poi deve avere il proprio stile. La R, se mi sentisse la mia maestra di italiano quando ero piccola. Mamma mia! Allora, R, sottile perché salgo, faccio un'anellina e sono grossa, faccio sottile e di nuovo grosso perché vado, poi risalgo su, faccio la E, in questo modo qua, la A. Il bello è giocare con il grosso e il sottile. La M, che è veramente molto bella da stilizzare, cioè da giocarci. E poi posso andare a fare tutto quello che desidero per andare a terminare. Ve ne disegno, cioè ve ne scrivo, stavo dicendo, ve ne disegno un altro perché effettivamente è un disegno. Allora, ci mettiamo qui. Allora, chiedo Mauro, si riesce a vedere bene o mi provo a girare? Mi provo a girare un po', eh. Allora, guardiamo. Si vede bene? Ok, allora, sto lavorando completamente storta per mettermi un pochino più a vostro, per vedere il bene. Allora, scendo, risalgo. Scendo, faccio un'anella, faccio la R, la E, la A, la M. Vedete che qui mi sono dovuta staccare, non c'è problema perché potevo lavorare in questo modo. Lavoriamo su un pezzettino di feltro, quindi andiamo a guardare
in quanto spazio devo rimanere, quindi me lo vado a segnare con due puntini all'esterno, ok? Per sapere che devo rimanere qui. Allora, abbiamo detto, sto lavorando su del feltro, del pannolenci, quindi non vado a fare il grosso e il sottile, ma vado semplicemente a fare il tratto, quindi la parte che scende, la parte che risale. Allora, diciamo che per le principianti, per iniziare, va benissimo fare questi piccoli lavorettini di disegno, perché ci insegnano, ci fanno vedere, vedete che io si sto facendo la pista doppia di dove dovrò andare a ingrandire, e ti fa prendere un po' di coraggio in questa tecnica. Poi ripeto, ci sono degli artisti e ci sono delle persone che fanno della calligrafia veramente un'arte bellissima, eh? Cioè il mio è un giochino per divertirmi e fare delle cosine un po' simpatiche con voi, insomma. Non posso mica solo decorare dei mobili, quindi mi devo anche un po' divertire. E poi la M, e poi insieme andiamo a vedere le parti che si devono fare più grosse e le parti che invece le possiamo lasciare più sottili. Ecco qua. E poi il nostro ricciolo. Allora, la D l'abbiamo vista. La R avrà questa parte qua, che era la parte discendente più grossa, e questa parte qua. Vedete con il pennarello touch come si riesce a lavorare bene. La E, qui si va a sfumare niente. La E, facciamo questa parte qui più grossa e questa qua più sottile. Cioè tutto ciò che scende deve essere più grosso, tutto ciò che sale invece sottile. Quindi questa parte qui è più grossa, quindi la sale così, così, e questa qua anche qui più grossa. Questa qua, vedete? Ci andiamo proprio a lavorare in questo modo qua. Anche questa può essere una tecnica veramente molto importante per le maestre, per far lavorare i bimbi, anche i bimbi piccoli. Possono veramente, cioè poi ritorniamo, pensiamo una volta alla scuola, come ci tenevano alla bella calligrafia. Adesso non sanno neanche, non ce l'hanno più neanche gli insegnanti la bella calligrafia, quindi non tutti, logicamente. Quindi questa è una tecnica sicuramente molto carina da fare sia con i bimbi che per noi. È un regalo fantastico da fare ai dottori perché scrivo malissimo. E poi andiamo a prendere questo qua, il classico telaietto da ricamo, e lo usiamo come piccolo telaio da decorazione. Allora, come vedete, si stringe sempre bene il telaio e poi con la forbice dietro tagliamo qua. Poi possiamo andare ad arricchire con quello che noi desideriamo, insomma, nastrini, fiocchettini, pezzettini di gesso, quattro nastrini, due fiorellini, ed è subito un regalo simpaticissimo e soprattutto scritto a mano. Allora, cari amiche, io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete sempre seguirmi sulle mie pagine social, creareinsieme.it, seguirmi sul canale YouTube Laravella Video, dove soprattutto potete fermare e rivedere il video e poter provare da sole. Nelle descrizioni del video trovate tutti i riferimenti dei prodotti che ho utilizzato, e sulla mia pagina social potete scaricare anche il cartamodello di questo semplice progetto. Io vi ringrazio tantissimo, alla prossima puntata. Ciao ciao!